Le mura romane sono state oggetto di tanti studi, tesi di laurea, accostamenti con Vitruvio, eccetera. Ora però c'è un'altra iniziativa importante. Di cosa si tratta, Zacchini? Si tratta di un progetto mai fatto prima di rilievo digitale delle mura con produzione del modello digitale 3D. Il Centro Studi ha affidato questa attività all'Università Politecnica delle Marche, al gruppo coordinato dal professor Paolo Clini, che nei prossimi giorni, 2, 3 e 4 ottobre, eseguirà intanto come prima fase il rilievo sul campo attraverso strumentazioni sofisticate, laser, droni e compagnia bella, per avere un'acquisizione puntuale, definita al millimetro, del monumento. Quindi è un'operazione proprio di documentazione del monumento materiale così com'è. A questa attività di rilievo poi seguirà una fase di elaborazione proprio nel laboratorio della Politecnica, per arrivare alla creazione del gemello digitale delle mura e alla realizzazione di strumenti di valorizzazione, conoscenza e fruizione delle mura attraverso anche sistemi web, ai fini della promozione anche e valorizzazione del patrimonio, ovviamente del monumento più importante della città, che ricordiamo risponde esattamente ai canoni vitruviani. Come si agirà per questo nuovo approccio con le mura? Beh, useremo le tecnologie più moderne, scanner laser, droni, apparecchiature fotografiche molto evolute, con l'obiettivo di fare un rilievo nuovo, i rilievi che oggi si fanno, che ci portano alla costruzione di gemelli digitali, cioè ricostruiremo un perfetto avatar delle mura ad un livello di dettaglio che neanche gli occhi permettono di vedere, e quindi avremo questo modello digitale che sarà fondamentale per la conservazione, ovviamente per la conoscenza, ma anche perché permetterà di mettere in campo forme di fruizione nuove che oggi le tecnologie permettono. Potremo mettere questo modello dentro un visore, potremo fare delle app di realtà aumentata per muoverci lungo le mura e con un tablet o con un cellulare inquadrare le mura e dialogare con le mura stesse. Faremo un virtual tour per permettere a chiunque in qualunque parte del mondo di muoversi e navigare le mura. Ecco, credo una forma nuova in cui si integrano le azioni per la conoscenza e per la conservazione, che sono fondamentali, con quelle rivolte a un turismo culturale nuovo che metta in condizione le persone, i visitatori, di avere del nostro patrimonio delle esperienze molto più spettacolari, molto più coinvolgenti, molto più emozionanti. Ecco, questo credo sia un po' la caratteristica di questi lavori. E com'è lo stato delle mura attualmente? Ma adesso io non sono un esperto di conservazione, però lo stato sono state restaurate, mi pare, una trentina di anni fa. Non mi sembra, non credo che sia in uno stato di grande degrado, però questo è un po' quello che gli occhi possono vedere. Diciamo che lo scopo di questo lavoro è anche di andare a fondo su questo e andare a fare delle, come dire, degli stati di fatto, delle fotografie molto più dettagliate, proprio per comprendere meglio il quadro del degrado.